Ciao, questo breve video nasce da una domanda che mi è giunta in direct, in cui una studentessa, peraltro anche tanto meritevole, mi chiede: ma secondo te, Lorena, posso già condividere da studente alcuni contenuti che conosco in ambito di musicoterapia? Perché onestamente temo un po' il giudizio dei miei colleghi studenti, nonché dei professionisti. Ma da dove deriva tutto questo? Deriva dalla paura di non essere apprezzati, di non essere accettati da chi ci sta attorno. E questo ce lo dimostra anche il terzo gradino della piramide dei bisogni di Maslow, dove c'è il bisogno appunto di appartenere. Quello di sentirsi amati dalle altre persone, riconosciuti in quello che siamo, in quello che facciamo, come ci dimostra la stessa piramide negli altri gradini a salire, con bisogni di stima e di autorealizzazione. E l'unico modo per non essere esposti al giudizio è quello di non fare. Ma questo è veramente quello che vuoi? Restare immobile? Quindi accetta le tue emozioni, prova a disporti pian piano alle situazioni temute. Dovessero arrivare critiche? Valuta se queste critiche sono costruttive oppure rispecchiano solo la dimensione interiore di chi te le rivolge. Siate quindi tolleranti verso voi stessi, siate grati per ciò che avete fatto sino ad oggi, per ciò che siete diventati. Siate autentici e mettete il massimo amore in ciò che fate, così dimostrerete a voi stessi che siete in grado di porvi in discussione. Ma in fondo non avete già affrontato tante sfide fino a qua? E poi ricordate sempre questo testo che io porto con me veramente come monito. Ridere e rischiare di apparire matti, piangere e rischiare di apparire sentimentali. Tendere la mano significa rischiare di impegnarsi, mostrare i sentimenti e rischiare di esporsi. Far conoscere le proprie idee, i propri sogni e rischiare di essere respinti. Amare e rischiare di non essere contraccambiati. Vivere e rischiare di morire. Sperare e rischiare di disperare. Tentare e rischiare di fallire. Ma noi dobbiamo correre il rischio. Il più grande pericolo della vita è quello di non rischiare. Perché colui che non rischia niente, non fa niente, non ha niente e non è niente. Quindi corri verso i tuoi sogni e in bocca al lupo.